negli episodi precedenti. La nostra meta è Genova, agli imbarchi Mobilines. E si parte. Sono in castigo. E siamo ufficialmente sul suolo corso. Ci stiamo dirigendo verso i calanchi di Piana, in mezzo alla strada, in maiali. E ci stiamo dirigendo oggi verso Aiaccio. Oh, mi sono clamorosamente perso. E c'ho una caga di rimanere a più. Bella a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati in un nuovo video sul mio canale. Io sono Teto e parte oggi il quarto giorno del mio viaggio in Corsica. Abbiamo già fatto un bel pezzetto di strada, siamo diretti verso Bonifacio e magari ci sarà anche spazio per un bagnetto. Ci siamo lasciati alle spalle il tratto di rettilineo, ogni tanto c'è qualche paesino dove bisogna tenere la velocità di 50 km/h, però qua ci sono delle belle curvette e vorrei divertirmi un po'. Nel frattempo, dato che c'è coda, volevo raccontarvi una delle mie peripezie. Dato che mi sono portato praticamente 4 paia di pantaloni, di cui uno è rotto e l'altro è scomodo, me ne rimangono solo 2. E si dà il caso che stiamo parlando di pantaloni che ho indosso e che ieri ho avuto la brillante idea di lavare in lavatrice. E fino a qua tutto a posto. L'unico problema è che qua la sera c'è una grandissima umidità e la notte soprattutto. Quindi cosa è successo? Stamattina vado a prendere il bucato e mi accorgo che appunto gli indumenti erano abbastanza umidi. Ma cosa ho fatto? Ho scelto di metterli lo stesso. Tanto ho pensato, con l'aria sulla moto si asciugheranno in un batter d'occhio. E invece no. Ma se del caso che siccome ogni giorno sudo come un armadillo del Kentucky, a quest'ora della giornata l'umidità dei pantaloni si sarà fusa con il sudore e quindi avrà fatto un tutt'uno. Dunque non c'è di che preoccuparsi. Ok, perfetto, abbiamo fatto anche la sosta benzina. Adesso ci stiamo avvicinando sempre più a Bonifacio. Infatti ci siamo discostati dal mare e siamo adesso un po' più nell'entroterra, perché appunto Bonifacio rimane proprio in centro rispetto a magari al Golfo di Santa Giulia, alle spiagge della Rondinara e della Palombaggia. Comunque ho notato che da queste parti, venendo comunque giù verso Bonifacio, ci sono molti più italiani. Sarà che magari il vero esodo degli italiani è iniziato questo weekend, però nei giorni scorsi, quando rimanevo comunque a Bastia ma anche a Iaccio, gli italiani se ne vedevano ma molto meno. Qua invece devo dire che un buon 40% sono italiani. Bella, siamo arrivati a Bonifacio e comunque penso di aver preso una multa. Il velox era piazzato nella corsia opposta, quindi non so come possa aver preso la mia targa, perché comunque sì, la telecamera è solo da una parte. Solo che mi sono visto sparaflesciare in faccia. Non so nemmeno a quanto stavo andando, onestamente, perché mi stavo un attimo addormentando via. Magari faceva la foto a quello che andava in su, non lo so. Boh, speriamo in bene, perché sono stato attento fino ad ora. Beh, comunque siamo circa arrivati. Adesso io ho seguito il cartello Centreville. Vediamo un po'. Mamma mia, tutta sta fila. Ok, e questo è Bonifacio. Adesso io che voglio andare là, proprio là, non ci vado a piedi, ma ci vado in moto. E vediamo se magari riusciamo anche a vedere le bocche di Bonifacio. Vediamo un po' dove ci porta questa strada. Al massimo c'è sempre tempo per scendere e farsi il porto a piedi, dai. Però che figata, ragazzi. Qua una fotina me la sparo. Mamma mia, mica ma che yacht. Puttana, idromassaggio sopra, c'è tutto. Di qua penso che si possa tornare indietro, vero? Io vado di qua.
Mamma mia, ma che spettacolo. Ma giusto un pochino ripida questa salita, eh? Ok, dai, io perché giù qua quasi quasi. Così anche all'ombra. E via, va, bella larga. E vada via al Q. Ok, siamo arrivati. Adesso leghiamo la moto e poi andiamo a scoprire Bonifacio. Bonifacio è un comune francese situato nella parte sud della Corsica, costruita attorno ad una profonda insenatura, all'interno della quale si trova il porto che la collega a Santa Teresa di Gallura, deve il suo nome a Bonifacio II di Toscana, che fondò qui un villaggio a difesa delle incursioni dei saraceni. Tra gli assalti maggiori si può ricordare quello del re d'Aragona, durante il quale fu costruita una scala lungo la parete della scogliera per l'approvvigionamento dell'acqua. Fu poi resa una fortezza inespugnabile dalla Repubblica di Genova, che cedette la città alla Francia. Bella ragazzi, gita a Bonifacio finita e adesso, siccome fa un caldo davvero atroce, ho deciso di andare verso la spiaggia. Quindi qua ci sono tre spiagge che mi interessano e sono quella di Balistra, la Rondinara e Palombaggia, e ci sarebbe anche il Golfo di Santa Giulia. Bonifacio, bellissimo paesino, soprattutto la cittadella che è proprio abbarbicata, mamma mia che cultura che ho, sopra un monte praticamente, per cui si gode una vista davvero mozzafiato. C'è un'acqua cristallina stupenda. Ok, non so cosa stavo registrando, se stavo registrando, ma comunque sia, abbiamo preso la via per la spiaggia della Rondinara e fa cagare sta strada. È piena di buche, tutta curve, e qua sembra di essere davvero nel deserto stile Willy il Coyote. Comunque siamo quasi arrivati, non vedo l'ora solo di togliermi tutto e tuffarmi in acqua, perché davvero ne ho bisogno. Ho voluto evitare Balistra perché dal poco che ho visto sulla strada era già, iniziava già con lo sterrato e non mi sembrava il caso di rischiare, perdere tempo. Bonjour, parking pour Rondinara? Sì. Ok. E qui a piè? Sì. La spiaggia qui a 150 metri. Ah, ok. E dimmelo che farò italiano. No, bene, bene. Grazie. Ok? Sì. Ole. Parcheggio molto a sinistra. Ok. Grazie. Grazie a te. Ce l'abbiamo fatta, andiamo a vedere cosa ci regala sta spiaggia della Rondinara. Bella ragazzi, spiaggia della Rondinara conquistata.
Le impressioni su questa spiaggia, ma diciamo che è un casino sia da raggiungere. C'è questa strada bruttissima, tutta sconnessa, tutta curve, stretta, doppio senso ovviamente, ed è un casino anche la spiaggia in sé perché è davvero tanto affollata. Adesso non so se magari venendo la mattina sarebbe stato diverso, ma anche i colori dell'acqua lasciavano un po' a desiderare, insomma. Devo dire che non mi ha soddisfatto per nulla. Quindi scappiamo via, ci rimettiamo nella strada principale e andiamo verso casa. Oh, che cratere. Così da arrivare per ora di cena e riposare magari un pochino di più, dato che mi sento davvero stanco. In Corsica c'è davvero di tutto. C'è deserto, ci sono le conifere, i boschi, c'è la montagna, ci sono i passi. Mamma mia, c'è il mare, la sabbia, la roccia. C'è tutto davvero in Corsica. È un paradiso naturale. Mamma mia che sonno, ragazzi. Mi ero fatto un programmino mica male. Prevedeva di tornare a mezzanotte per 2 giorni. Ho mollato il terzo giorno. Ma è davvero stancante, perché comunque sia, arrivi in un posto, metti giù la moto, ti togli le cose, comunque sei sudato fradicio, giri con gli scarponi, magari pantaloni lunghi, perché non sempre stai lì a cambiarti e metterti il costume, a meno che non devi andare a fare il bagno. E insomma, dopo un po' di giorni che fai tutti questi chilometri, tutto sudato, visiti, cammini e giri, la stanchezza si fa davvero sentire. Tra l'altro, pochi chilometri fa ho incrociato un mio collega che era praticamente appena arrivato, quindi ho fatto dietro front e sono andato a salutarlo, perché lui chiaramente non si era mica accorto che stavo andando dalla parte opposta alla sua. Ok, siamo praticamente quasi arrivati all'appartamento, mancano gli ultimi chilometri, non vedo l'ora davvero di arrivare e rilassarmi un attimo, farmi una doccia, pulirmi, perché mi sento davvero sporco e stanco. Oggi è stata davvero una giornata devastante, però devo dire che ne è valsa la pena, perché Bonifacio merita davvero. Per adesso non mi resta altro da fare che salutarvi, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video del mio viaggio in Corsica. Che p***a, proprio una p***a. Cioè, esce senza darmi la precedenza, vuole pure aver ragione, mi guarda storto.